Porque ya está todo. Grande. Questa estate hanno fatto tanto di peggiore, sono diventati cose veramente bene, che sono cresciuti, però poi non c'è più niente adesso. Se abbiamo una temperatura dai 20 ai 22 ancora, di notte cosa scende verso il 15-12 volte, no? Non si riesce più. Buongiorno, questi qua sono i miei mandarini. Adesso siamo metà settembre, fanno i fiori ancora. Contento, perché qua il mio rosmarino, ma pian piano secca sempre di più, sono due rami ancora verdi, questo qui è seccato, i miei pomodori, non li ho piantati io, sono nati da soli, forse ho qualche pomodoro caduto lo scorso anno. Sono belli quando maturano. Questi qua sono i peperoni che avevo comprato. Qua un geranio di quelli pendenti, mi pare. Ho preso un rametto così a causa quest'estate, si riesce, però non fa foglie, quindi non so se è, vediamo un po', non me la carrellata, c'è niente, però qualcosa c'è, sono orchidee che provo a salvarla, che erano così secche, qualcuno l'ho salvata, e qui un'altra pianta di pomodoro, che anche questa qui è nata da sola. Praticamente credo sia l'anno scorso che non ho seminato, ma ho messo del basilico e delle cose che si attaccano, ma finora le cose sono morte, le cose sono ancora. Pomodorini, siamo a metà settembre, sono ancora verdi, ma vediamo. Qua il mio Leandro, la parte con del sole, il mio Leandro, ha fatto dei fiori, però non mi dice che succede niente.
La scheggia che cerca di salvarti. C'ho solo proprio in faccia. Non trovo un barile. E mandarinetti appesi non si vede, mi sono una vicina e guarda il pomodoro che anche lui l'ho già levati diversi e rimascono, fatto rosmarina anche qui. Il rosmarino riesco mai a tenere qua. Sento qualcosa che non è risultato. E qui era la mia oliva, l'olivo. E anche di quei fiori, la scarico di fiori. Ho detto, minchia, comincio a fare l'olio quest'anno. Cercate tutto, non c'è più niente. Mi sembra che la pianta voglia, però dei fiori che ho fatto niente. Assaggiamo un po' più basso. Ho messo un misto di ravanelli, rucola, fagioli, tutto insieme tanto per levare. Ma cosa c'è? Una pianta che mi deve farmi. Qualcosa c'è? Così mi ero venuto con le cavaliere, sono andato pieno, folto. La banda. Così dico, mi sono tagliato una volta, per essiccare. Un'altra pianta di pomodoro che non sia così simile, un'altra pianta che non lo so, la pianta è cresciuta in carico di suo. E poi abbiamo il fuggiolo, quindi anche l'altra lavanda, una pianta di pomodoro basse nane, che sono anche nati da sole. Altri fiori, lavanda, ecco i miei peperoni, c'è qualche pianta che ne metterò quattro, fiori. Non so di che razza sono. Però ce ne sono. Fiori ne abbiamo tanti, ce ne sono tanti. Non so, che le api che mi siano tante, qualcuno c'è che l'ha vista, troppo che roba. Mi stupisce che con poche api è riuscita ancora a avere qualche peperone. Una pianta che ho messo apposta per attirare un po' dei fiori delle api, ce ne sono pochissime, non so che non ce n'è. Però forse è stato uno o due che avevo in più. E qui forse uno dei peperoni più grandi. Un altro lì. Questa pianta arriva un altro piccolo. Qui uno di quei peperoni altro tipo. Sono pendoli, non lo so, sono quelli che stanno su eretti, e qui è pendolo. E abbiamo dei bei fiori, peperoni ancora no. Quindi qua altri due peperoni, tre, quattro, cinque, sembrano
la stessa pianta. I pomodori quest'anno hanno messo razza sbagliata. L'anno scorso avevo due piante e poi polverine erano altri 2,5 metri alti, però ho mangiato tanti di quei pomodori. Ma ci dico, taglierò della seconda pianta di pomodori, ha dei pomodori sì, in cima, però i fiori, però non sono quei pomodori che mi soddisfano. E ancora qualche fagiolo borlotti che da questa parte qui all'altra parte non c'è mai più una quarantina. I torricini bassi che non so che loro sono, che sono ancora solo da figure forse, che non sono commestibili, non lo so. Ce n'è uno. Fiori ce ne sono però. Qui è l'unico grande. Mi rendo conto che i fiori non fecondati cadono. Come ho detto, sono poche api. Non riescono a fare tutto. E poi le vedo ogni tanto, non è che...